Banconota su banconota, una divertente, magica sfida da bar. 5 euro e 50 euro. Mettiamo i 50 euro al di sopra dei 5 euro, quindi la nostra situazione in cui abbiamo 5 euro sotto, 50 euro sopra. Ora li potrei anche spillare in questo modo, ma siccome non ho la spillatrice, li piego così in maniera tale che siano davvero bloccate in questa situazione. Guarda, tienimi anzi il dito appoggiato, ma ti faccio vedere davvero al tatto che i 5 euro si trovano al di sotto dei 50 euro. Comunque, un gesto magico e quello che succede... è incredibile, le banconote possono di nuovo essere controllate, ma risulta davvero evidente che questa volta i 5 euro sono al di sopra dei 50 euro. Puoi fare esaminare i 5 euro, puoi fare esaminare anche i 50 euro. La sfida da bar, banconota su banconota. Questa è la spiegazione del banconota su banconota. Abbiamo 5 euro e 50 euro. Vanno messi in questo modo, a contatto in questo modo, e si piegano le banconote. Piega così, con un angoletto, dopodiché crei una specie di rullo e le giri così come se fosse un rullo. Continua a girare fino alla fine. Quando arrivi qua devi far sì che l'angolo gira completamente, cioè deve arrivare fino alla fine, vedi qui si vede ancora 50, l'angolo gira, a questo punto tieni fermo col pollice e torni indietro, e avendo girato l'angolo quello che succede è che noi vedremo la banconota al di sopra dei 50 euro. Una cosa molto importante, siccome deve girare, mentre noi facciamo sulla banconota, deve girare l'angolo dei 5 euro, è molto importante che la dimensione delle due banconote sia differente, molto differente. Quindi puoi fare il gioco con i 5 e con i 50 euro, puoi fare il gioco con i 5 e i 100, 200, 500 euro, ma non puoi fare ad esempio il gioco con 10 e 20 euro, perché ci deve essere una differenza di dimensione, perché noi quando arriviamo alla fine di questa accartocciamento, adesso lo facciamo così in modo che ci arriviamo subito, deve prima girare l'angolo di questo prima ancora che siano finiti i 50 euro. Quindi io quando arrivo a questo punto, vedi, arrivo qua, l'angolo gira, a questo punto io posso tornare indietro. Chiaramente non devi girare in modo tale che non ci sia molta attenzione sul fatto che l'angolo giri, quasi casuale. E come in tutti i giochi di prestigio, prima ancora di fare giù la banconota e di far vedere che è successa una magia, devi fare un gesto magico in maniera tale che ci sia causa effetto. La banconota si rigira perché tu hai creato la magia. Questa è la spiegazione di questa sfida da bar magica della banconota su banconota.